Rihorsa, Rihorsa! Si sono conclusi sul Prato del Franchi i Fiorentina Camp 2012. Tutti i ragazzi che hanno partecipato alla settimana di sport e divertimento e che hanno svolto le sedute nel centro sportivo Viola hanno poi fatto il loro ingresso allo stadio dal tunnel che abitualmente viene solcato e attraversato dagli atleti che si accingono a disputare le partite ufficiali al Franchi. I giovani atleti poi, nel corso della settimana, hanno ricevuto anche la visita del presidente della Fiorentina, Mario Cognigni, che si è soffermato negli spogliatoi anche per rispondere alle domande e alle curiosità sulla Fiorentina e anche sulla stagione che sta per cominciare. Voi la potete sapere quest'anno seguiti, vero? Sapete quante volte quest'anno io e il presidente Andrea Renavale abbiamo dovuto parlare a chi stava seduto al posto vostro? Tantissime volte. E vi garantisco che in tutte quelle volte non c'è mai stata una volta in cui abbiamo parlato con serenità, tranquillità come stiamo facendo adesso. Ma per noi che stavamo qui invece era piuttosto evidente la tensione che avevamo e poi dovevamo trovare le parole per far capire a chi stava seduto al posto vostro che erano semplicemente dei campioni che potevano sicuramente indossare questa bellissima maglia viola, ma che dovevano trovare dentro di loro quelle motivazioni che sembrava a tutti, perlomeno quelli che ricordavano, che avessero perso. Una domanda alla volta. Rispondiamo con la più facile, iniziamo con la più facile. Boruc non l'abbiamo venduto, se n'è andato lui, perché aveva il contratto in scadenza, e quindi voleva provare una nuova esperienza in un'altra nazione, non rimarrà in Italia. Che si chiameranno in nomi diversi. Come per esempio vi dico, abbiamo comprato due persone che hanno già comprato. Uno si chiama Iversi rappresenta uno stile, scusate per fare, ma adesso mi diceva anche verso di voi, rappresenta esattamente quello che noi vogliamo. Vogliamo un ragazzo giovane, grintoso, che abbia scelto la Fiorentina. Perché la Fiorentina l'ha scelto e lui ha scelto la Fiorentina.